Bentrovati. Una storia che appartiene allo scorso secolo, 30 novembre 1999, in via Nunzio Morello, nella parte alta della città, succede un evento. Un evento che interessa una palazzina. I bassi di questa palazzina sono occupati da un'azienda, l'azienda di Enzo Gallieco. Da quel giorno l'azienda è chiusa. Gallieco, fra l'altro, più volte è andato a bussare alla porta di più persone per chiedere come mai l'attività rimaneva chiusa, ma tutt'oggi di risposte certe, di risposte chiare, non ne ha avuto alcuna. Bentrovato, dicevo che tra qualche giorno, il 30 novembre del 2015, si completerà un ciclo, 15 anni da quell'evento che ora racconterai tu. Cosa è successo? Allora, in premessa voglio dire che nel 1997, ricordo amministrazione Leone, un gruppo di cittadini abitanti che insistiamo in questa via che abitiamo, di cui la mia attività di falegnameria artigianale, che era collaborata con 5 operai in forza, abbiamo segnalato al sindaco che c'era un probabile disconnessione di un muro di contenimento e una strada. Il sindaco all'epoca, se ricordo bene, che era Leone, fece intervenire alcuni tecnici per constatare, da quando avevamo lamentato tutti i cittadini con una nota scritta, effettivamente i tecnici sono venuti, hanno evidenziato veramente che c'era, diciamo, un dissesto, ma non idrogeologico come qualcuno ha paventato negli anni, e hanno cavalcato delle dighe per avere grossi finanziamenti che poi alla fine tutto si è sgonfiato, ma è solo un muro ceduto e una strada, e un muro di contenimento e una strada, dove è appunto più penalizzato è stata la mia attività, che ad oggi, al prossimo novembre 2015, farà 16 anni che l'attività è chiusa. Giustamente Leone all'epoca si era mosso, ma alla fine, dopo la sua, diciamo, il suo finito mandato come sindaco, tutto è restato abbandonato. Si sono succedute altre amministrazioni. Io mi sono battuto continuamente a fare denunce a mia firma, sia penale che civile. Abbiamo un contenzioso in atto con l'attuale e anche la con l'amministrazione comunale, ed effettivamente anche la Procura della Repubblica, da indagini emerse negli anni, ha constatato che la strada è pubblica, perché il Comune di Noto dichiarava che la parte dove ceduta e dove insiste la mia attività era un buon tratto privato. Così non è, perché effettivamente il Comune si è guardato ben attorno, dicendo che la strada che è rimasta era del Comune, quella dove è ceduta era privata. Questo significa che effettivamente qualcosa non quadrava. Andiamo per ordine. Innanzitutto, diciamo, noi ci troviamo nella parte alta della città, siamo a due passi dal Parco Fazzello. E fra l'altro, diciamolo pure, noi oggi ci troviamo in un locale che è sottostante a quella zona, ma è un corpo di fabbrica distinto, diverso, perché la parte superiore invece è interdetta a qualsiasi attività. Tu quindi da 16 anni non lavori. E ti ricordi, perché è stato posto all'attenzione anche della stampa, un decreto regionale firmato subito dopo il crollo della palazzina di Via Maiore, che riguardava anche questa porzione di territorio con dei finanziamenti, dei contributi per poter intervenire. Cosa è successo? Ricordo, anche perché poi ci sono tutte le altre amministrazioni, l'amministrazione dopo Leone, Accardo, Valvo, fino ad oggi quella di Bonfanti. Ricordo che all'epoca io, a livello politico, conoscendo così per fama l'onorevole Burgaretta, mi sono premurato come cittadino, giustamente, a interpellare questo deputato. Giustamente si è mosso
E diciamo nell'arco di poco tempo, che poi dopo un paio di mesi è successo l'evento della Via Maiore, il crollo della palazzina, giustamente ci fu lo scoppio, e fu fatto un decreto comune sia per la mia vicenda che per l'altra vicenda. Ma ad oggi io non capisco quei fondi che sono arrivati, non so che fine hanno fatto, non mi interessa neanche saperlo, ma io so di certo che sulle carte c'era scritto nel decreto che bisognava spenderli anche giustamente per questa strada, cosa che ad oggi non è successo. Non capisco perché le istituzioni, il comune, la regione, la procura che è stata anche investita su questi fatti, come mai non è intervenuta? Che fine hanno fatto le somme? Questo io non lo so, non lo posso neanche dire perché non mi riguarda. So solo che qua è rimasto da 16 anni all'abbandono totale. Poi, giustamente, negli anni io continuando a fare denunce, contenzioso civile che attualmente abbiamo in atto, ho vinto già il primo grado, giustamente, sul civile, perché il giudice che ha curato la prima fase dell'udienza dichiarava che non era di ordine di causa ordinaria, ma bensì era amministrativa. Così non è stato, perché a Catania mi hanno dato ragione e il comune è stato condannato in appello alle spese processuali di primo e secondo grado. C'è stata una riassunzione della causa, ma non capisco l'attuale amministrazione, giustamente, come continua ancora questa causa, pur sapendo di perdere questa causa, ne sono certo che perderanno. È inutile che si va a imbrogliare le carte, è inutile che lui va dicendo in giro che ha fatto tanto e le amministrazioni del passato non hanno fatto. Io ho avuto a che fare anche con l'amministrazione Accardo, dopo che si è succeduta dopo quella di Leone. Con Accardo siamo arrivati in un punto, volevo fare una transazione, ma non c'erano i margini, giustamente, per la transazione. E da lì si è continuato il contenzioso. E ad oggi giustamente c'è stato poi l'attuale sindaco Corrado Balbo, ma nulla di fatto, però non si capisce perché 16 anni di abbandono e non si fa questa strada. Non ci abita solo Scusa, la tu. ditta Gallego Vincenzo come attività, ma insistono altri cittadini. Siamo all'abbandono totale, una discarica diventata. Mi hanno tolto tutto, le chiavi, non posso entrare in officina. Cioè, si sono permessi di tutto fino ad oggi. Io non capisco il perché l'amministrazione non si muove su questo Qual è punto. il compito dell'amministrazione? Il compito dell'amministrazione è, più volte i miei legali hanno sollecitato anche il Genio Civile, più anche il Ministero della Protezione Civile a Roma, di cui il mio avvocato Carmelo Scarso, penalista, che cura attualmente la vicenda penale, perché ci sono ancora dei procedimenti penali in corso sulla vicenda. Ci hanno scritto dicendo che la strada e il muro di contenimento non è un dissesto idrogeologico, come tanti hanno cavalcato quella digra per avere finanziamenti che ad oggi non sono arrivate neanche un centesimo di finanziamenti, ma bensì è di competenza del comune. Questo lo dice fino a poco tempo fa anche il Genio Civile, anche l'attuale sindaco. Poco tempo fa abbiamo avuto qualche diatriba su Facebook su questa vicenda, è stata portata anche al Consiglio Comunale. Perché il sindaco si trincera l'attuale sulla vicenda che dice ora faremo uno stralcio, ma perché non l'ha fatto prima il stralcio del progetto? Qua si fanno solo progetti, mega progetti, solo per fare fotocopie e per avere la percentuale del 2% per legge che tocca ai tecnici. Poi la strada non si farà mai, si spendono solo soldi così. Ma perché non si fa? Che all'epoca ci voleva circa 110 milioni in lire, oggi l'hanno fatto diventare oltre 600 mila euro un progetto, ma non si può fare mai. Ora il sindaco pochi giorni fa nel Consiglio Comunale una seduta ha dichiarato che effettivamente farà fare uno straccio di questa strada per iniziare subito i lavori. Spero che sia così, perché ho detto al sindaco se così non è farò l'ennesima denuncia a lui di persona, come già ne ho fatte diverse, anche a diversi allegati che sono legali del comune contro la mia vicenda, perché mi hanno anche diffamato e calunniato. In questi 16 anni Enzo Gallego cosa ha fatto? Niente. So solo che io attualmente mi sono, diciamo, come dire, mangiato, come si dice così nel gergo nidino, tutti i capitali che avevo messo da parte negli anni quando lavoravo, perché era un'azienda molto fiorente. Chi mi conosce sa benissimo il tipo di lavoro che facevamo a livello artigianale, una ditta conosciuta a livello anche siciliano, per non dire anche a livello nazionale. I lavori ne parlano, ne può parlare anche il comune, che ho fatto miliardi di lavoro per il comune di appalti. Giustamente, ma posso dire solo grazie a mia moglie che oggi e mia figlia che lavorano, che hanno uno stipendio,
cambiamo sullo stipendio di mia moglie, anche se non ci basta. Siamo alla fine di questa trasmissione, la vicenda di Enzo Gallieco la seguiremo, diceva lui fra qualche mese si completeranno questi primi 16 anni, lunghi 16 anni, ci sono procedimenti in corso, la farraginosa macchina burocratica ancora è molto molto lenta, una vicenda che prima o poi in ogni caso si dovrà concludere. Ma io non capisco il perché attualmente sia sull'ambito civile che più che altro voglio sottolineare su a livello penale la magistratura come mai non è intervenuta richiamando all'ordine all'amministrazione, comunque sia potrei avere tolto a ragione delle denunce che io ho fatto, ma non capisco il perché non si vuole fare questa strada, non si può danneggiare un'attività a 16 anni fiorente, io a 56 anni cosa devo fare, cosa devo dire ai miei figli ormai, non posso fare più niente. So solo che mi hanno tolto tutto perché anche in atto c'è un altro contenzioso del proprietario dell'immobile che all'epoca era mio, con il suo avvocato, un illustre avvocato di note che non faccio nome per motivi di privacy, giustamente, c'è un altro contenzioso in atto che hanno vinto una causa, giustamente, e sono dopo 3 anni a contenzioso con il comune, che il comune non ha mai appellato quella causa dell'altro contenzioso, non si capisce il perché, l'ho detto anche il sindaco, posto il sindaco di fare una revocazione civile, perché non l'ha fatto una revocazione penale, che ci sono delle grosse responsabilità, non voglio dire truffa, non ve lo permetterei, ma la magistratura dovrà indagare su questi fatti, perché qualcuno sosteneva sul contenzioso, sul ristoro dell'altro contenzioso, che non posso dire il nome per motivi di privacy, giustamente, non si capisce perché il comune si era accorto dopo 3 anni che c'era un danno all'ente. Come mai questa amministrazione si era accorta dopo 3 anni, una sentenza passata in giudicata, e oggi mi dà un incarico legale, sperperando denaro pubblico, che sono soldi nostri, dei cittadini, non convincendosi nel passato con i suoi avvocati del comune che quella causa doveva essere appellata perché io pagavo gli affitti al proprietario, non si capisce perché il contenzioso che loro hanno creato hanno richiesto gli affitti, ecco perché poco fa dicevo potrebbe darsi che ci può essere anche una truffa, ma il comune se ne accorge dopo 3 anni, come mai questo sindaco non ha portato le carte alla procura e non mi fa un contenzioso civile che non serve a niente di quanto mi dicono i miei avvocati. Siamo alla fine della trasmissione, grazie a Enzo Gallieco, grazie a chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento è per domani.